Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito everydaydeals.com. Per chi segue assiduamente i miei video sa che ho già collaborato in passato con questa azienda e mi sono divertita davvero tantissimo perché con loro ho realizzato il mio primo quadro in diamond painting. Per chi si fosse perso quel video ve lo linko qui nella i di informazione, ma ve lo mostro anche velocemente dal cellulare. Infatti la tela era questa qui con i due pappagallini. Mi sono davvero divertita a realizzarli e poi li trovo davvero molto molto carini. Infatti la tela, una volta che l'ho terminata, l'ho ritagliata e poi ho aggiunto una cornice e l'ho appeso qui in camera il quadro, ed è carinissimo. E tenete conto che questo quadro l'ho realizzato 2 anni fa e ancora adesso, cioè, lo sto guardando e i diamantini sono belli lucidi, non hanno perso colore, quindi ottimo. Ve li consiglio, sia i quadri di diamond painting ma tutte anche le cosine che offre appunto il sito. Aspettate che vi mostro le altre categorie. Questo è il sito di everydaydeals.com, che oltre appunto alla pittura con i diamantini offre anche il punto croce, anche la pittura con i numeri e anche i puzzle. Per ogni sezione ci sono davvero tantissimi soggetti e tele differenti, sia di paesaggi sia di ritratti, ma anche di animazione, quindi potete anche scegliere una tela per i vostri figli e poi nel tempo libero si possono divertire a realizzare queste tele, che sono davvero molto molto carine, sia quelle in diamond painting ma anche quelli lì per la pittura con i numeri, che è stra divertente. Io l'ho sperimentata in passato, la pittura con i numeri. Non so se ricordate, ma in edicola usciva puntualmente una rivista con la pittura con i numeri e io e mia sorella eravamo stra appassionate, e quindi appena ho visto che sul sito c'era questa categoria ho subito pensato di scegliere direttamente la pittura con i numeri. Infatti ho scelto 2 tele e tra un po' ve le illustro. Ne ho scelte 2 e sono entrambe, contengono tutto il kit necessario per poter realizzare appunto il quadro. Vedete, qui c'è la tela, ci sono anche i 3 pennellini dal più grande e 2 più piccini, vedete, eccoli qua, eccoli qua. C'è questo con la punta strasottile, il secondo che è quello medio e poi questo qui che è piatto. Le setole sono belle morbide e poi c'è anche il supporto per poter già, una volta terminato il quadro, mettere la cornicetta e poi appenderlo con questi 2 supporti. Ci sono anche le viti e poi ovviamente ci sono tutti i colori disponibili per poter completare la tela, e su ogni colore, come vedete, c'è un numeretto. Ogni numero ovviamente corrisponde al numero sulla tela. Adesso vi illustro anche la tela, non so se c'entra perché è grandissima, questa, la dimensione è 30x40. La tela che ho scelto è questa qui, qui ci sono ovviamente le istruzioni in inglese, e poi questa è la prima tela che ho scelto. Questo è ovviamente il risultato finale, perché adesso vi mostro come si presenta la tela, ed eccola qua, vedete, questo è come si presenta la tela. In ogni spazietto c'è un numerino e ovviamente ogni numero corrisponde a un colore, e io non vedo l'ora di iniziare. Non ve la posso mostrare tutto perché, ripeto, è grandissima, vedete, il disegno è questo qui. Questa è proprio una minima parte del disegno. Io lo trovo adorabile. Come vi dicevo prima, io e mia sorella adoriamo realizzare questi dipinti. Infatti in passato ci siamo divertite a realizzare anche i girasoli di Van Gogh, perché quelli che uscivano in edicola erano appunto ispirati ai quadri famosi. E quindi c'è la versione mia dei girasoli di Van Gogh che è del tutto differente da quella di mia sorella, perché poi
non abbiamo seguito le regole dei numerini, ma abbiamo fatto un po', a sentimento. Ecco, io lo definisco a sentimento. Abbiamo fatto un po' di casino, ecco, per dirla tutta. E quindi, dopo vi mostro anche quei quadri lì, così, vi fate due risate per come è la mia versione, cioè il mio quadro, e come invece la versione è quella che ha realizzato mia sorella. Così vi farete davvero due risate. Niente, questa era la prima tela che ho scelto. Adesso vi mostro anche la seconda tela. Ed eccola qua. Ovviamente anche questa contenente dalla A alla Z tutto quello che vi occorre per la realizzazione del quadro. In questo caso i pennelli sono col manico blu. Sempre tre pennellini e c'è sempre il supporto per poter appendere il quadro al muro. Tutti i colori disponibili per la realizzazione della tela. E poi adesso vi mostro quest'altro soggetto che ho scelto. Aspettate che è sotto sopra. Eccolo qua. Avete capito qualcosa? Che cos'è secondo voi? Vi lascio 2 secondi di suspense, il tempo di trovare il cartoncino, così vi mostro il risultato finale. Siete pronti? Ed eccolo qua. Questo è il secondo quadro che ho scelto per quanto riguarda dipingere con i numeri. Cosa ne pensate della mia scelta? Questi appunto sono i due quadri che ho scelto. Eccoli qua. Sono uno più bello dell'altro, sinceramente, sono davvero bellissimi. Aspettate, metto così, ecco qua. Sono davvero molto molto carine. Le dimensioni, aspettate, non mi ricordo se sono entrambi la stessa dimensione oppure hanno due differenti dimensioni. Limite, vi metto direttamente il link, perché non mi sono segnata nulla, vi metto direttamente il link delle due tele in descrizione, così potete andare a vedere e a curiosare le varie dimensioni del quadro e tutto. Però, ripeto, il kit è munito di tutto l'occorrente per la realizzazione del quadro. Poi c'è anche la sezione sia di dipingere con i numeri sia quella della pittura con i diamantini con le tele molto più grandi a seconda della vostra necessità di spazio. Io ho preferito prendere queste qui che hanno una misura all'incirca di 40x30, così posso metterle in ogni punto della casa, volendo una volta realizzate. Niente, io non vedo l'ora di iniziare, sono gasatissima e fomentatissima di iniziare e di portare a termine questi due dipinti. Al limite un quadro proverò a dipingerlo io e l'altro lo dipingerà mia sorella, così passeremo una bella giornata spensierata entrambe a dipingere questi due quadri e niente, a passare dei bei momenti insieme. Niente ragazzi, io spero che questa scelta per questa seconda collaborazione sia stata di vostro gradimento. Lasciatemi i commentini giù sotto se avete già provato la pittura con i diamantini, se già avete sperimentato anche con la pittura con i numeri e fatemi sapere la vostra esperienza. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao! Rieccomi, non sono andata via. Questi sono i due quadri che vi accennavo prima, quelli appunto i girasoli di Van Gogh. In questo caso, questi sono i girasoli di Giulia e questi sono i girasoli di mia sorella, Maddi. E niente, i miei girasoli piano piano stanno andando in protefrazione, specialmente quelli sopra. E niente, vedete, il giorno e la notte tra me e mia sorella. Tra l'altro l'ho anche firmato con una piccola G. Wow, che grande! Niente, me lo dico da sola. Questa invece è la tela. Aspettate che provo ad alzare la luce. E come vedete è piena zeppa di dettagli. Vedete, avvicino anche la videocamera. Sono tantissimi i dettagli di questa tela ed è grandissima. Poi credo di essere l'unica ad avere come fermatela i Minions. Guardate che carini. C'è anche questo con la fragolina che è adorabile. Ciao, bello. Questo qui c'è il peperone.
la carota e ognuno di questi parla. Cioè, sono carinissimi. Guardate. Vi mostro anche quest'altro, è super carino, la fragolina. Vabbè. Voilà! Vabbè, a parte i Minions, la tela è stupenda. Ah, tra l'altro il sito mi ha dato anche uno sconto per voi del 10% scrivendo su tutto, ovviamente su tutto il sito, scrivendo soltanto Giulia. Niente ragazze, io spero che le nostre due visioni dei quadri di Van Gogh siano state di vostra ispirazione. E niente, non vedo l'ora di realizzare queste due tele. Poi ovviamente ve le mostrerò realizzate, oppure vi farò vedere delle piccole clip anche su Instagram, quindi seguitemi anche lì. E niente, un bacione e alla prossima. Ciao!